Rieccoci, rieccoci. Parliamo un po' dell'Inter trascinata da Lautaro Martinez. E insomma, ieri per la prima volta in stagione Riccardo Inzaghi lo aveva fatto partire dalla panchina. Sembrava avesse bisogno di riposo, si era visto questo almeno nelle ultime 2-3 giornate. E poi però lo mette dentro, l'Inter non riusciva a sbloccare la partita, entra Lautaro Martinez e per la prima volta nella storia della Serie A un giocatore da subentrato segna 4 gol in una partita. È un record, non era mai capitato, lo mette a segno Lautaro Martinez. Allora sentiamo Inzaghi cosa ci dice su Lautaro, poi ovviamente i vostri commenti. È stato bravissimo, deve continuare così insieme ai suoi compagni. È in crescita continua, ma anche i primi 2 anni, insomma, Lauti insieme ai suoi compagni hanno fatto grandi cose, devono continuare. Adesso è partito forte e non deve fermarsi, deve continuare a lavorare come sta facendo. Poi qualche volta, come stasera, capiterà anche a lui di partire fuori, ma deve entrare con questo spirito come è entrato stasera. Riccardo. No, è sicuramente, lo dicevamo prima, è un giocatore che ha fatto un salto di qualità pazzesco. Usufruendo anche dei lavori di allenatori o comunque alla vicinanza di Lukaku, insomma gli ha fatto bene, lui adesso è leader in discorso, si parla addirittura di rinnovo contrattuale, è in un momento storico anche abbastanza importante, andrà a giocare con la nazionale ancora. Ecco, il mio unico dubbio è che purtroppo con l'infortunio di Arnautovic e la poca, diciamo, incisività di Sanchez, la mia preoccupazione è quello che l'Inter lo stia spremendo un po' troppo. È vero che ieri ha giocato 40 minuti, però comunque lui ha preso in mano la squadra, sicuramente. Cioè, mi stai dicendo che è un Inter Lautaro dipendente? Ma Lautaro dipendente non lo so, perché comunque lo devi mettere in condizioni di segnare, ad esempio ieri c'è anche da dire che va messo anche in condizioni di fare bene, cioè Thuram è il leader degli assist oggi. Ieri l'ha vinta. L'ha vinta lui perché ha segnato, ha fatto anche un gol. Niente. Però è stato messo davanti. 9 gol in 8 partite, 7 partite. Sì, no, certo, però è stato anche messo davanti, cioè la squadra con lui è migliorata. Thuram invece che davanti a porta sbagliata con la testa, no, quindi non è Thuram ieri. No, vabbè, diciamo che allora se la mettiamo su questo piano, ogni squadra. Ricky, però bisogna avere un po' di obiettività. Ogni squadra, che questa Inter in questo momento è l'autodipendente, cioè la Juve lo era di Ronaldo, lo era di Tevez, il Milan lo era da Giroud. Ogni squadra chi te l'ha pareggiata con Sociedad? Chi te l'ha pareggiata? No, una partita strapersa ancora prima di iniziare. Guarda, sono il primo. Allora, ho cominciato a dire. Col Sassuolo, Lautaro male. Lui è maturato tantissimo. I 4 gol arrivano anche dal temperamento che lui ci mette, perché non è la prima volta che lui fino al 94esimo è cattivo su ogni pallone. La garra. Allora, io sono è vero, l'Inter oggi ha Lautaro Martinez. Non che è un colpa, bomber no assolutamente, anzi è soltanto voi, un merito, so che a voi venga faticoso dirlo perché l'avete detto per anni per altre, cioè, è difficile, no? Perché? Entrare nel concetto che una squadra giri attorno a un grandissimo campione. Tutte le squadre girano intorno ai grandissimi campioni, è così, esatto, abbiamo finito, è così. Non però c'è anche da dire che insomma la squadra nel primo tempo, vedendo la partita di ieri, è vero, lui entra, recede la partita, però nel primo tempo si sono rivisti quei piccoli difettucci che si vedevano l'anno scorso, cioè grandissima mole di gioco, occasioni da gol che non entrano, e quindi poi la partita, soprattutto in questi campi dove, come dicevamo prima, le devi vincere le partite, le devi giocare, si può incattivire. Oggi Martinez è il faro dell'Inter. Io ho detto, la mia preoccupazione è che sei molto corto davanti. Che sono molto corto perché davanti. Perché Arnautovic sta fuori, ragazzi, un mese e mezzo, quasi ma 2. Ma lo diciamo da 2 mesi. Perché se è vero che c'è il Milan con un calendario di fuoco, l'Inter arriva più avanti. Cioè l'Inter ha Napoli. Avete giocato solo contro di noi, il resto avete giocato contro squadre. Aspetta, ma mezza chi prima o chi poi. Allora volevano giocare sempre contro di voi. L'Inter avrà. In 15 anni questa te la sei chiamata. Ma io sono reo confesso. Però c'è anche da dire che in prospettiva l'Inter ha un trittico di Napoli a Napoli, Benfica in Portogallo e Juventus a Torino. Sì. E arrivare a dicembre con Lautaro che le gioca tutte. La domanda può essere un'altra: se viene una raffreddura Lautaro quest'anno, non hai più né Lukaku né Dzeko. Sto dicendo che la mia unica preoccupazione è che venga questo Lukaku ha dimostrato di fare non solo, ma l'ho detto in inizio, oltretutto andrà
a trasvolare dall'altra parte. Sappiamo che quando si va in Sud America lui adesso andrà in nazionale, poi ovviamente torni indietro al giovedì sera, al sabato hai una partitaccia, perché Torino-Inter oggi è una partitaccia che avrai al sabato, e quindi vedremo. Però lì, sai, hai poco da fare. Tu hai dimostrato che Sanchez è un giocatore che sì, ti può fare, ti può saltare l'uomo, però quando arriva lui le partite le risolve. È vero che siamo un po' Lautaro dipendente, però un po', diciamo che un po', insomma, un ultimamente po'. No, era 0-0 prima di sì, entrare una partita, magari sì, però il paradosso qual è? Che vinci col Milan 5-1 che Lautaro non segna. Ma una volta è vero, ieri, cioè, è stata una cartina di tornasole incredibile, ma la partita veramente eloquente è stata anche quella con la Real Sociedad. Cioè l'Inter, esatto, poteva perdere 4-0, è entrato Lautaro e ha cambiato la partita. Sì, cioè, ma lì è andata bene, ha svoltato, diciamo, Lautaro. No, sto dicendo però che non sempre, cioè ci stiamo focalizzando sulle ultime partite, è vero, ha segnato tanto, però paradosso, la miglior partita giocata dall'Inter quest'anno che è contro questi qua, che tu hai vinto 5-1, Martinez non ha segnato. Però, sì, però propiziato. Che però sì, certo, però quello che, voglio dire, cioè, quello che voglio dire è che secondo me oggi è vero, Lautaro dipendente, può darsi, però è un po' riduttivo. Per no, il tipo no, di... non è che era una ma cosa è... riduttiva, figurati. No, perché comunque... ragazzi, l'abbiamo sempre detto, Inter ha fatto un grande mercato, però davanti probabilmente persi Dzeko e Lukaku, sono arrivati Thuram, benissimo, Arnautovic, X. No. Ma anche Thuram, ragazzi, i gol che ha fatto in passato, cioè, si sapeva che Thuram era uno da 8-15 gol all'anno al massimo. Sì, però io uno sta andando che fa, benissimo, uno che fa 5 assist. Da lui aspettarsi di più per il momento, secondo me, non si può. Francesco, cioè, no, vuoi sottolinearlo ancora questa roba qui? Proprio meno, no, vuoi sottolineare? No, ma anche perché io credo lo so. Che c'è ancora Enrico di quella ragnatela che ma è andato no, a tirare giù. Io credo la... che oggi, secondo me, oggi, facendo un discorso più generale, le due milanesi sono... Il Napoli aspettiamo un attimo, però da quello che si è visto in queste giornate, Inter e Milan secondo me sono le contendenti per lo scudetto, entrambe hanno dei piccoli problemi in alcuni ruoli, l'Inter è corta davanti, il Milan non ha un vice Giroud, se proprio vogliamo dire così, magari non ha, cioè sono delle squadre, sono anche sono delle squadre che però hanno un picco di fettucci, però ripeto, io mi aspetto molto dalla panchina dell'Inter per quest'anno, perché davanti ti sei indebolito a livello di numeri. Avete quadrato. Però in panchina non hai Gagliardini, ma hai Frattesi. Gli altri reparti quindi sei sicuramente io mi aspetto un sacco di qualità. Fatemi sentire anche Massimo su questo tema. È un Inter che insomma per ora gira molto bene. Forse davanti è legata troppo Lautaro Martinez? Ma io dico che l'organico dell'Inter è cambiato. È più completo, ma secondo me è meno forte. Anche secondo me. Io credo che alla lunga il Lukaku, Dzeko, Brozovic, lo stesso Skriniar, secondo me sono giocatori che pesavano all'Inter. Quei due davanti pesavano non solo per i gol, ma pesavano perché facevano riposare la squadra, avevano delle caratteristiche molto particolari. So cosa vuol dire giocare con uno grosso davanti. Vuol dire che tu ogni tanto respiri e butti la palla avanti, fai respirare il centrocampo, giochi sulle seconde palle, fai respirare la difesa, e questo tipo di giocatore secondo me non ce l'ha più l'Inter, l'ha provato a cercare con Arnautovic e ieri onestamente si è vista un po' la pochezza di Sanchez, quindi a mio avviso l'Inter si è ridotta comunque all'osso là davanti, perché giustamente come diceva Francesco, se gli viene un raffreddore a Lautaro, cioè io mi voglio immaginare se invece che fosse successo ad Arnautovic l'infortunio fosse successo a Lautaro, cosa sarebbe successo? Quindi io credo che, a me non piace dire che una squadra è dipendente, però sicuramente cioè, carta canta, cioè vale a dire ieri è entrato lui, le cose sono un po' cambiate in un momento in cui la partita, tra le altre cose, è contro la Salernitana, non contro il Real Madrid, in una partita in un campo dove poi si possono complicare le cose. Io ribadisco, credo che l'Inter abbia un organico, risottolineo, più completo rispetto a prima, perché ha molti più giocatori in diversi ruoli e quindi può tornare, però io per esempio ieri ho avuto la conferma che l'Inter non ha due squadre, non è la stessa cosa, se gioca la squadra 2 non è la squadra 1, non è la stessa cosa, cioè una volta giocava Lukaku o giocava Dzeko, ragazzi
avevi il dubbio. Cioè, era più o meno. Perché in finale è partito Dzeko. Si equivalevano. Cioè, magari. Io credo che quando c'era Brozovic e non c'era Çalhanoğlu, poi ha spostato Çalhanoğlu a fare quello che faceva Brozovic, con diverse caratteristiche, però. Cioè, secondo me si è un po' ridotta la qualità in generale. Qualità non intendo solo pura qualità. Lukaku è uno che ti risolve le partite col Frosinone, con queste squadre qua, le fa lui le partite. Sì, diciamo che la coperta era comunque sempre corta, perché è vero che avevi Dzeko Lautaro, avevi Dzeko Lukaku, però non avevi le alternative che hai oggi a centrocampo piuttosto che in difesa. E oggi è vero, oggi l'Inter di qualità ha perso. Però avevi Brozovic e avevi Skriniar. Sì, però Skriniar, sì, avevo Brozovic, sì, però Skriniar, ad esempio, Skriniar l'abbiamo praticamente perso già da un anno. Lukaku. Sì, no, no, prima però ce l'avevi in rosa, no, arrivi, da un anno, l'hai perso a gennaio. E arrivi in finale, arrivi in finale senza scrivere. Sì, certo, però da gennaio non è più. Ce l'hai però l'hai perso. Sì, no, da gennaio in poi, però. Sì, l'hai però scusami, perché sennò tutti si dimenticano. Senza Skriniar non ti dico che hai perso 12 partite del campionato, ma almeno 6 o 7 l'hai perse senza Skriniar. No, può darsi. Perché ricordo che tutti si ricordano di Acerbi in Champions, ma molti si dimenticano, esatto, di Acerbi in campionato. Bravo. Che ha fatto dei danni, ragazzi. Sì, sì, no, è certo che anche l'assenza di Brozovic sicuramente può andare ad innescare dei problemi, però oggi secondo me va anche detto che oggi secondo me in Italia, soprattutto in casa dell'Inter dove ci sono dei problemi anche un po' di bilancio eccetera, avere due squadre poco problemi col bilancio, 900 milioni di il problema sono il finanziamento che verrà fatto, sì, ma che non si possa spendere in Italia se non vendi è un dato acclarato per, certo, tutti. Quindi avere due squadre complete è dura, però è chiaro che hai fatto delle scelte, molto ovviamente hai fatto un grosso errore con Skriniar, perché lì è vero che non l'avevi, ma potevi monetizzare, certo. E hai fatto delle valutazioni forse sbagliate con Lukaku che ti hanno un po' condizionato. Forse anche di più di un errore solo con Skriniar, sai perché, Ricky? Perché in quell'ambito lì tu hai perso, con l'operazione Skriniar hai perso la monetizzazione di Skriniar e la qualità del giocatore. Dybala e di Bremer nel suo momento. Ah, beh, sì, può darsi, che adesso, cioè, in questo momento magari insieme a Lautaro, unito a Thuram e ad Arnautovic e basta, e non a Sanchez che tornasse, avevi comunque una batteria attaccanti che era di tutto rispetto, perché la coppia Lautaro-Dybala per me potrebbe esistere o coesistere benissimo. Quello che è il rammarico più grande è che nei progetti, neanche poi tanto strampalati, Thuram, Lukaku, Lautaro erano l'attacco dell'Inter. Thuram, Lukaku, Lautaro e poi perché forse Sanchez come quarto. Thuram, certo, quando arriva ai primi di giugno, arriva a zero, tu lo prendi, lo metti da parte, ma stai trattando Lukaku. Però allora, poi dopo ti rispondiamo dopo la pubblicità perché mi devo fermare, però allora perché prendere Arnautovic? No, quello certo, però arrivi lungo. Forse l'errore può essere stato quello, ammesso che poi di errore si tratti, perché l'Inter è prima in classifica. Beh, l'hanno preso perché l'aveva mollato Milan, perché Arnautovic l'aveva preso Maldini. Mi devo fermare, ragazzi, 2 minuti, torniamo ancora a Inter, c'è un altro passaggio di Inzaghi che parla di Inter-Benfica dove gli mancheranno degli elementi ed è preoccupato Inzaghi a livello di formazione perché anche Frattesi è infortunato e rischia di non esserci. A tra poco. In dubbio su tutti Frattesi che si è fermato proprio alla vigilia di Salerno, altrimenti credo che l'avrebbe giocata titolare, no? Almeno questo si diceva da Piano Gentile. Sentiamo allora Simone Inzaghi, ci parla della partita col Benfica, della difficoltà nell'andare a recuperare certi giocatori. Purtroppo non penso, ma c'è qualche speranza, perché chiaramente con tutte queste partite ravvicinate, Frattesi, Quadrado, Arnautovic, Sensi, sono giocatori che in queste rotazioni chiaramente farebbero molto comodo, quindi speriamo di poterli recuperare, perché giocando ogni 48-72 ore non è semplice. Chiaramente è la prima tornata di tante partite così ravvicinate. Io a guardare i dati fisici, la partita dove abbiamo corso di più ad alta ed altissima velocità è stata quella col Sassuolo, quindi a volte non è detto che sia così. Chiaramente sappiamo che ci sono determinate partite che richiedono un grandissimo dispendio fisico, altre meno. Chiaramente ho bisogno di tutti i giocatori stasera, bene quelli che sono
che hanno cominciato molto bene anche i subentrati. Aslani è entrato molto bene, Çalhanoğlu non ha chiesto il cambio, era ammonito, avevo Christian in panchina pronto. Inzaghi non crede di riuscire a recuperare molti elementi per il Benfica, ha parlato di tante partite ravvicinate, vediamo il calendario dell'Inter. Prima abbiamo visto quello del Milan, soprattutto dopo la sosta diventa molto molto impegnativo. L'Inter adesso ha il Benfica, poi ha il Bologna in casa, poi c'è la sosta e poi Torino, Salisburgo e Roma. È un po' più semplice di quello, sì, del Milan sulla carta. Sì, è sicuramente più semplice, anche se però, e come diceva, e c'hanno come Lautaro, dice sempre, però loro. No, come dice sempre Massimo, con cui sposo il ragionamento, le partite post Champions sono sempre pericolose, arriverà Roma. Sì, è un calendario comunque che... E Bologna, Bologna gioca molto, sì, bene quest'anno. Sì, sì, io credo che martedì sia una partita importantissima per il futuro in Champions. Abbiamo visto come la Champions sia molto diversa dal campionato. Però fare il risultato martedì vorrebbe dire inguaiare il Benfica, innanzitutto perché il Benfica la prima l'ha persa, e quindi spingerlo poi a lottare con le altre per qualificarsi. Però è una bella gatta da pelare, perché Di Maria sta bene, perché hanno giocatori importanti. Però si gioca ogni tre giorni, Frattesi non credo venga rischiato. Ma visto, ti faccio una domanda, visto il Sociedad all'andata con l'Inter, tra Salisburgo e Sociedad tu per chi tifi? Perché Salisburgo è già a tre punti. No, io se batto il Benfica non tifo per nessuno, perché secondo me avresti quattro punti in se l'Inter caso. Batte il Benfica si punta mette al primo posto, si mette nella condizione comunque poi di sfruttare gli sconti diretti. Oggi il pareggio in extremis eccetera, secondo me ti consente che se vinci le partite in casa pazzi, hai buone possibilità di passare il turno. Sarebbe importante vincere lo girone, perché comunque poi vai a... in un girone del genere l'Inter lo deve vincere, ecco, diciamo così, da vice campione d'Europa. Però è importantissimo andare agli ottavi, e quindi loro hanno un girone sicuramente più difficile. Però abbiamo visto anche male, però abbiamo visto che quando vai a giocare in Spagna, quando vai a giocare in Germania, non sarà secondo me più difficile, ma certo, in Germania magari che a Parigi, per dire. Beh, perché non lo comunque so, però, secondo me, diciamo che comunque sono due partite. No, sono partite difficili. Io mi aspetto che la Juventus approfitti di questa situazione oggi. Guarda come ne ha approfittato col Sassuolo. Perché sono, insomma, da qui a Natale. Quindi tu sposi la linea di Pioli, che la Juve è favorita perché non ha le coppe. Beh, insomma, è un bel giocare. Hanno quantificato in 5-6 punti, perché, hanno detto, no? Non è tanto. Favorita per arrivare quarta, dici? No, non è tanto, sai, non è tanto per. Non l'ha presa benissimo. Però ti hanno detto. No, questo... ma io ascolto. No, però la logica ti dice che non è tanto. A parte che c'è un dispendio di energia di testa che è molto importante rispetto. Poi, però, soprattutto quando vai in trasferta, tu fisico, vai in trasferta il mercoledì, torni il giovedì, non t'alleni, giochi al sabato e hai praticamente il venerdì per riposare. Quindi un vantaggio a livello atletico. Beh, cioè, però vediamo la giustamente Juve oggi, però Massimo aveva osservato una cosa importante, dice bisogna però vedere come ti alleni in settimana. No, certo, però oggi che è fondamentale. Cioè, è vero, Francesco dice bene, però Francesco dice bene dire io vorrei giocare le partite che gioca il Milan in settimana. Sì, no, esatto, perché adesso sembra che se non fai le coppe è meglio, ma no, in realtà no, tu giochi no, per qualificare, cioè, non è detto, ecco, non è, scusate, detto, no, che non lo sia, non è detto. Sì, magari a marzo diventa effettivamente un vantaggio. Ma faccio una domanda al contrario. Nei 9 scudetti consecutivi della Juventus, quante squadre di alto rango non giocavano le coppe europee eppure arrivavano a 30 punti? Il milanese è successo tante volte. Il Napoli di Sarri uscì dall'Europa League, se vi ricordate, con polemiche, e dalla Coppa Italia per puntare al campionato. Sì. E fino a quell'anno era in lotta su tutti e tre i fronti. Certo. Io non sono, cioè, io mi ricordo un'intervista di Antonio Conte a novembre del primo anno di Juve, quando rincorreva il Milan all'epoca, che si infastidiva non poco, proprio per una cosa analoga. Gli venne ricordato che la Juve non giocava le coppe rispetto alle milanesi. Lui intanto sottolineò che, anzi al Milan in quell'anno, sottolineò che le partite fino a capire se andavi agli ottavi o se andavi in Europa League erano 6 e non 50, quindi non un dispendio di energia così eclatante. Poi lui diceva che nella Juve di Lippi, nella quale ha vinto la Champions, i campionati, eccetera, eccetera, loro con le competizioni europee andavano ancora più su di giri, in allenamento tutti i giorni, durante la settimana, davano molto di più anche durante la domenica. Cioè per loro era un sintomo, qualcosa che aiutava anche ad allenarsi per...
una partita di coppa, di campionato, di ma Champions. Infatti Sacchi lo diceva sempre. Ma io sono convinto, diceva sempre, il campionato aiuta a allenare la coppa, esatto. E la coppa se aiuta a allenare il campionato. Se tu hai una rosa di 15 giocatori come nel 50, allora è un conto. Ma se tu come oggi hai delle rose strutturate per fare tre competizioni, io guardo la rosa dell'Inter d'oggi e dopo il discorso di Massimo dico dove sta la difficoltà nelle prime sei partite rispetto al dopo. Un conto è poi quando tu arrivi agli ottavi, quarti, semifinali che hai un dispendio mentale e energetico importantissimo. Però guarda caso, quando una squadra comincia ad andare anche in fondo alle competizioni europee, succede quasi sempre che anche nella stessa competizione nazionale migliorino le cose in un modo o nell'altro. Quindi aiuta anche la testa. Ma non sono tanto le sei partite in più per Francesco, sono sì, la mancanza di possibilità di dare alternative. Cioè oggi se c'è Frattesi può riposare Çalhanoğlu, può riposare certo, Barella. No? Oggi non hai Frattesi. No, è fortunato. Oggi no, ho capito, ma sulla oggi rosa iniziale se non hai Dumfries hai quadrato. Oggi per il tipo di calendario che hai, come ho detto prima, Benfica fondamentale eccetera, Lautaro Turan devono giocare tutti. Tu adesso sei fuori Arnautovic, Frattesi e probabilmente Quadrado. Sì. Quindi con questi tre Sensi non lo conto neanche Sensi, perché... beh, Sensi è sempre fortunato. Però dietro invece abbiamo la possibilità, perché secondo me Pavard di cambiare. Da cioè qua a un mese sarà titolare. Non questo ragionamento. Poi capisco che Pioli possa dire vabbè, ma lì di uno tutto lì sono parole... Puntare sulla Juve oggettivamente secondo me è un modo per dare pressione a una squadra che in questo momento non ha secondo me il però fa un po' il gioco delle parti, no? Allora, Pioli dice che la Juve sul Napoli, sull'Inter, però la Juve Pioli dice che la Juve è favorita, poi possiamo non essere d'accordo. Hanno cercato Pioli anche dice quanti... che la Juve è favorita perché non ha le coppe. Allegri dice che Inter e Milan e Napoli sono più forti perché anche detto, anche D'Aversa ha detto che la Juve era favorita per lo scudetto senza le coppe, prima di affrontare la Juve con Lecce. Per me, cioè, questo discorso delle coppe sinceramente lascia il tempo che trova, perché poi Allegri risponde giustamente, guardiamo la casistica, Franci, non è così. Franci, fidati che non avere le coppe però, dal punto di vista... No, io ho sempre detto però, è logico che durante la sosta, se tu vuoi guadagnare su quelli che poi spendono a livello nervoso, psicologico, fisico, qualcosa, devi lavorare in un certo modo, certo. E devi lavorare anche mentalmente sulla squadra. E lì bisogna vedere se sei capace o non sei capace. Appunto. Se hai la pil per lavorare su giocatori che devono crescere, se hai la pil per lavorare. Perché io posso anche avere delle idee, ma se non ho la pil, queste idee non le applicherò mai. Se non ho la pil di trasmettere tra virgolette il DNA Juventus, certo, a questo gruppo, e non lo trasmetterai mai il DNA Juventus. Per quello dico che è assurdo. Se poi non ce l'hai con tu il DNA qua. Juventus, no, ma infatti sono d'accordo.